che deriva da una chat di WhatsApp tra i poliziotti. È impazzesco. A noi che cazzo stiamo a fare ora a mezzo alla strada? Voi mi dite perché? Un arresto aggravato per furti in abitazione, recuperato oltre 60.000 euro di preziosi, restituito al legittimo proprietario, riconosciuto pure da uno di questi due che gli ha fatto dei lavori per 3 mesi a casa. Volete sapere la sentenza di oggi? Nessuna misura, neanche l'obbligo di firma. Uno incensurato e due, l'ultimo precedente, la dottoressa è andata a guardare, l'ha fatto nel 2012, quindi questo in 7 anni si è comportato bene, non gli ha dato nessuna misura, zero, zero, zero. Allora io mi chiedo, ma che cazzo stiamo a fare noi in mezzo alla strada? A correre, a ammazzarti, al freddo, rischi la pellaccia, scrivi una montagna di carte, verbale d'arresto, lo devi fotosegnalare, avvisa l'avvocato, avvisa il giudice, ma alla fine, ma che cazzo stiamo a fare?